Succede anche a voi? Ho dolori articolari dappertutto, le mani, i piedi. Mi sveglio la mattina e sono un rottame. Ho le braccia a vela, muscoli debolissimi. Sto perdendo il tono. E ancora, ho perso 4 cm d'altezza, ho un'osteoporosi galoppante. Il punto, che cosa hanno in comune tutti questi disturbi? La perdita di ormoni sessuali causata dalla menopausa, che adesso è stata riunita in una sindrome, la sindrome muscolo-scheletrica della menopausa. La vediamo insieme perché il messaggio cardinale qual è? Invece di andare dal singolo specialista, perché avete il reumatologo, l'ortopedico, il fisiatra, eccetera, eccetera, prima di tutto un ginecologo che vi dia la cura che va a rispondere al segnale che ogni distretto ci dà sulla carenza ormonale. Vediamolo insieme. Allora, che cos'è questa sindrome muscolo-scheletrica? È caratterizzata da dolori articolari, dolore muscolo-scheletrico, perdita di massa muscolare magra, le braccia a vela, il primo segnale, perdita di densità ossea, osteopenia e poi osteoporosi, aumento delle lesioni ai tendini e ligamenti, cadute e la storta al piede, il male di qua, il male di là, le capsulite adesive fino alla spalla congelata e la fragilità della matrice cartilaginea. Quindi questi ricercatori per la prima volta hanno messo insieme tutti questi aspetti che apparentemente portano la donna a dire me ne capitano di tutti i colori. No, è un colore solo, è la perdita di ormoni sessuali che poi causa disturbi diversi, ma perché sono colpiti molti tessuti, ma il denominatore comune è la menopausa. In particolare, se andiamo a vedere quante donne sono colpite da dolore muscolo-scheletrico durante e subito dopo la menopausa, 71%. E voi potete dire, perché quelle altre no? Perché hanno un surrene che ancora lavora bene e un ovaio che ha una buona produzione residua di testosterone. Riduzione della densità ossea, un 10% secco a cavallo della menopausa e la perdita di muscoli 0,6% all'anno, che è tantissimo, ancora di più se la donna è sedentaria e non fa attività fisica. Denominatore comune, l'infiammazione, quel microincendio biologico causato prima dalle fluttuazioni, poi dalla perdita di estrogeni causata dalla menopausa e dalla riduzione età dipendente degli androgeni, aggravata se le ovaie sono rimosse o la donna ha avuto una chemio o una radioterapia. E quello è il punto, come dicevo, siccome i recettori per gli estrogeni, le famose serrature nelle quali si inseriscono gli ormoni, sono presenti in tutti questi tessuti, abbiamo serrature per gli estrogeni, serrature per il testosterone, ecco che la perdita di questi ormoni va a infiammare tutti questi tessuti e a dare i sintomi che le donne lamentano. Una particolare attenzione viene dedicata da questi ricercatori a che cosa succede alla donna sovrappeso o obesa. Pensate che la cellula adiposa, adipocita, produce in particolare citochine, sostanze che accentuano l'infiammazione, ma in particolare una che si chiama Tumor Necrosis Factor Alpha. In termini semplici, questa va a attaccare in particolare le proteine muscolari. E quindi più siamo sovrappeso o obese e più è a rischio la componente muscolare del nostro corpo, quindi si è di grande peso ma con una sproporzione progressiva tra la componente adiposa che ci procura un mare di guai e la perdita invece della componente muscolare. Allora, se andiamo a vedere insieme le caratteristiche peculiari con cui ogni distretto del grande sistema motorio ci parla e ci dice aiutami, ridammi quello che ho perduto, ecco che noi possiamo vedere innanzitutto la componente delle articolazioni. La parola chiave è infiammazione, questo microincendio biologico causato, ripeto, dalla fluttuazione prima e poi dalla perdita di estrogeni e dalla riduzione del testosterone. Ed ecco che noi abbiamo un'infiammazione articolare diffusa, più accentuata nelle donne che hanno una familiarità per l'artrosi. Riguardatevi le conversazioni che avevamo fatto proprio sulla artrosi in postmenopausa. Parliamo di questo discomfort, di questo disagio, di questo malessere articolare che ci fa sentire arrugginite, come dicono le signore, fino alla spalla congelata. Poi questi dolori migranti, dolori articolari migranti e la rigidità quando ci si sveglia al mattino e sembra che siamo uscite dal frigorifero, bloccate.
Secondo grande gruppo di sintomi, ecco l'osteoporosi. E qual è uno dei segnali cui dobbiamo dedicare più attenzione? La perdita di altezza. Quando una donna perde 3-4 cm o più, significa che ha una riduzione dell'idratazione dei dischi intervertebrali, ma anche una rarefazione vertebrale con riduzione dello spessore delle vertebre, e questo naturalmente predice poi che cosa? Microfratture e dolori tremendi, ma anche maggior rischio di compressione delle terminazioni nervose che escono dagli spazi intervertebrali. Altro segnale, guardatevi allo specchio, la postura ricurva. Più siamo incurvate, più il carico biomeccanico sulla vertebra è asimmetrico, è maggiore in avanti, ed ecco le microfratture che poi facilitano la famosa gobba. Quindi, per favore, spalle aperte e scese, belle dritte, e immaginate di spingere il soffitto con la testa, cioè raddrizzatevi. Questo oltretutto vi fa sentire anche molto più sane, le cose che vi mettete addosso stanno meglio. Quindi, attenzione, se invece continuiamo a stare accasciate sulle sedie, piegate anche quando camminiamo, aumenta il mal di schiena, perché la biomeccanica di nuovo della camminata porta la persona incurvata ad avere il baricentro di là dei piedi, ecco perché bisogna usare il bastone per non cadere. Se invece abbiamo le spalle aperte scese, glutei in spinta, baricentro che arriva al tallone, piede elastico, ecco che noi abbiamo una postura biomeccanicamente perfetta che va a dare una sollecitazione minima ai muscoli della schiena, che invece devono fare uno sforzo pazzesco per tenere e trattenere il corpo dalla caduta. E poi, importantissimo, soprattutto nelle donne più fragili, le fratture, si dice, con impatti a bassa energia. Che cosa vuol dire? Che noi abbiamo una donna che anche con un minimo colpo, addirittura col colpo di tosse, se ha per esempio una bronchite importante, ha la frattura costale. Questo ci dice che ormai abbiamo una rarefazione dell'osso che diventa fragilissima. Terzo grande gruppo di sintomi e di disturbi causati dalla perdita ormonale della menopausa riguarda specificamente i muscoli, e qui i ricercatori hanno portato, Wright e collaboratori, un dato estremamente interessante condotto sugli animali ovariectomizzati. Che cosa hanno visto? Una riduzione, pensate, dal 30 al 60% delle cosiddette cellule satellite, che sono praticamente le cellule staminali specializzate per diventare cellule muscolari, fibre, miofibre, miocellule si dice. Qual è il punto? Che a causa di questa riduzione di precursori, di cellule che poi maturano diventando la cellula muscolare, noi abbiamo una riduzione di massa muscolare, un'incapacità o una difficoltà di aumentare la massa muscolare, quindi dobbiamo fare molto esercizio, ed ecco che le conseguenze quali sono? Scarso equilibrio, che è aggravato anche dall'impatto della carenza ormonale sul microbioma intestinale, ne abbiamo parlato, la dizziness, questo senso di instabilità come stare in barca, ed ecco che questo dà sfiducia nel camminare, e la persona, che tende a essere poi anziana, non si muove più di casa, ma questo peggiora ancora di più tutti questi disturbi. Vengono accentuate le cadute, c'è una riduzione di forza, ma anche un passo sempre più lento, tanto vero che nelle valutazioni di fragilità la velocità del passo è un elemento cardinale per valutare la gravità della fragilità. Così come curiosità vi dico che nel 2007 avevo già collaborato a un articolo scritto dall'amica americana Ginny Alexander, dove mettevamo in discussione proprio il fatto che tutti questi disturbi venivano considerati psicosomatici, mentre in realtà esplodevano con la menopausa. Adesso abbiamo una definizione perfetta, mi fa piacere ricordare che questa attenzione clinica l'avevo mostrata insieme a queste colleghe americane già 17 anni fa. E l'altro dato che conforta quello che vi dico sempre, che quando facciamo la terapia ormonale sostitutiva dobbiamo dare anche gli androgeni, due elementi molto importanti, lavori appena usciti 2024. Uno, che siccome noi abbiamo recettori, le famose serrature per gli androgeni, in particolare tra l'altro nelle cartilagini di accrescimento e nell'osso, che cosa mi fanno questi androgeni? Aiutano gli osteoblasti, che sono gli operai costruttori dell'osso, a mettersi al lavoro, ancora meglio se voi mi uscite la mattina a fare una bella camminata, perché la luce solare, la luce del mattino, è quella che dice alla sirena della fabbrica: ricostruiamo il nostro corpo,
cominciate a lavorare. Lo dice all'osteoblasta, ma lo dice anche a tutti gli altri blasti, quelli che costruiscono il muscolo, l'articolazione, il tessuto connettivo. E invece silenzia o riduce l'attività dei classi, che sono gli operai distruttori, che lavorano di più di notte. Quindi l'androgeno, che lavora sia come testosterone di per sé, sia trasformato in estrogeno attraverso le aromatasi, è un cofattore importante di salute per contrastare la sindrome muscoloscheletrica della menopausa. E allora che cosa dobbiamo fare? Dieta adeguata, esercizi di rinforzo aerobico, ma anche piccola tonificazione, un chilo di peso per rifare quella massa muscolare che altrimenti non riusciamo più a riconquistare. Ovviamente le vitamine, la vitamina D importantissima, il magnesio e anche la vitamina K2, terapia ormonale sostitutiva, ma importantissimo aggiungere il testosterone e anche il famoso DEA, il deidroepiandrosterone, 10-25 mg. In Italia è proibito. Le vostre domande: ho 54 anni, sono in menopausa da 2, ho dolori muscolari, articolari che vanno sempre peggio. Mi è stata fatta la diagnosi di fibromialgia. Con tutti questi dolori non esco più di casa, sono sempre più debole. La terapia ormonale mi potrebbe aiutare? Sì signora, la può aiutare tantissimo, proprio perché questa diagnosi di fibromialgia nella perimenopausa è in realtà la punta dell'iceberg di quella sindrome muscoloscheletrica della menopausa di cui abbiamo parlato. Quali sono i consigli? Camminare la mattina, quindi esca di casa 30 minuti, prima più lentamente, poi aumenterà con l'allenamento la velocità del passo, meglio se lo fa con Nordic Walking, cioè con le racchette per camminare. Benissimo il nuoto o l'acqua gym, perché ci consentono di muovere anche tutte le articolazioni senza carico. Una terapia ormonale sostitutiva, io dico con profilo androgenico. Cosa vuol dire? Abbiamo sia dei progestinici, che sono i mariti degli estrogeni, tipo il levonorgestrel, sia aggiungere almeno il testosterone. E poi, naturalmente, la glucosamina, che è un aminoacido che aiuta la ricostruzione articolare, e gli aminoacidi ramificati, soprattutto se l'alimentazione è un po' povera, per dare i mattoncini con cui ricostruire il muscolo e aiutare le cellule satellite a costruire di nuovo muscolo grazie alla terapia ormonale, all'attività fisica e a qualche mattoncino che diamo con l'alimentazione. Quindi, in sintesi, riconoscere questa sindrome significa dare una risposta di merito al denominatore comune numero uno, che è la perdita di ormoni sessuali. Poi, sempre stili di vita. E un'altra domanda però: 50 anni, menopausa da 3, non ho fatto terapia ormonale. Perché per ottenere, dice la signora, lo stesso risultato devo fare 3 volte più sessioni in palestra? La spiegazione è proprio in quegli studi sugli animali, la riduzione del 30-60% delle cellule satellite, che sono delle staminali specializzate per diventare cellule muscolari. Fate una terapia ormonale sostitutiva e le vostre sessioni in palestra torneranno ad essere molto efficaci, perché abbiamo messo le cellule satellite in condizioni di differenziarsi per ridarci una bella muscolatura elastica e tonica. Quindi spero che questo approfondimento sia stato illuminante per molte di voi. Ringrazio il nostro grandissimo regista Giovanni Sole, ringrazio Tal Press per la cortesia, e se volete rivedere queste conversazioni sul mio sito, area divulgativa Focus Salute. A presto, a lunedì prossimo. Grazie davvero per l'attenzione.